was just a brick in the wall. 8 aprile 2014, Gianni Colacioni per Liberi TV nella sede di Tor Argentina del Partito Radicale e siamo in compagnia di Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicale Radicali Roma, associazione che è stata impegnata in un'azione domenica scorsa, siamo stati anche presenti anche con delle foto, abbiamo documentato su Facebook e così via, per una battaglia proposta come sempre, annosa, per abbattere il lungo muro di Ostia. Che cos'è il lungo muro di Ostia? È una privazione, in realtà una violazione del diritto degli abitanti di tutta la zona, di cui chiunque passa, di poter vedere il mare dalla strada, e questo si interseca tutto un discorso sulle concessioni demaniali che adesso ci dirà Paolo, che si è concretizzato in un atto vero e proprio, appunto, che è stato presentato. Ci dirà adesso Paolo Izzo di che cosa si tratta. Sì, allora, hai detto giustamente la battaglia per il contro il lungomuro. È ovvio, dobbiamo specificare che è un doppio muro, ce n'è uno fisico che si può vedere, cioè la cui presenza nega e impedisce la visuale del mare. Chiunque si rechi a Ostia sa di cosa stiamo parlando, sono 9 chilometri di litorale completamente sbarrati da siepi, cancellate, muri, appunto, e poi c'è un muro metaforico che è quello che deve essere abbattuto, perché è stato innalzato a furia di illegalità, a furia di complicità delle istituzioni con queste tecniche illegali di appropriazione delle spiagge, spiagge pubbliche, spiagge demanio pubblico, cioè appartenenti allo Stato italiano, ai cittadini dello Stato italiano. Quindi noi, la nostra battaglia è duplice ovviamente, c'è il muro fisico da abbattere, noi vogliamo che si possa accedere al mare da qualunque varco, che siano quelli pubblici fatti apposta dal comune, e ce n'erano 12 che sono stati sigillati, sbarrati, chiusi, ma che siano anche gli stabilimenti che spesso chiedono invece il pizzo ai turisti, che sono ignari del fatto che il mare sia di tutti e che quindi soltanto per varcare quella soglia dello stabilimento sono costretti magari a pagare. In più gli stabilimenti creano un muro nel momento in cui chiudono per la stagione invernale, autunnale, e quindi a quel punto il mare è proprio chiuso. Il paradosso si vede già d'estate, quando lo chiude lo stabilimento, richiama i cittadini, i bagnanti, dice dovete uscire, perché dovete uscire proprio fisicamente dall'acqua, dovete uscire dal stabilimento perché chiude il mare. Allora, quindi noi siamo per la battaglia contro il lungomuro e chiederemo con insistenza, stiamo iniziando a ottenere qualcosa in questo senso, perché adesso due varchi dovrebbero essere aperti al pontile, che è dove volevamo noi, anche se loro li apriranno proprio sul pontile, non all'inizio del tragitto. Ma quello che è più importante è lo sfacelo, e che poi è stato anche trovato dalle recenti indagini della polizia e delle forze dell'ordine, che è quello della gestione di queste concessioni balneari. L'atto a cui tu ti riferisci è il ricorso che abbiamo depositato ieri presso la rappresentanza in Italia della Commissione europea, dopo averlo anche inviato con la posta certificata a Bruxelles, Commissione europea, chiedendo una nuova procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per aver scavalcato le direttive europee in termini di demanio pubblico e di spiagge. Questo perché? Perché l'Europa aveva già avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese, il nostro Stato è riuscito, attraverso prima il mille proroghe, era riuscito a tenere buona l'Europa in questo senso, aveva ottenuto che l'Europa chiudesse questa procedura di infrazione nei confronti nostri, e poi poco dopo, appena l'Europa, come si dice, no, si è voltata, l'Italia ha subito approfittato per dire va bene, allora io avevo detto che facevo delle cose entro il 2015, facciamo una proroga delle concessioni entro il 2020. E quindi noi siamo di nuovo con gli stessi concessionari, senza concorrenza, senza trasparenza, senza nessuna possibilità di competere con i gestori abituali, che si vedono rinnovate automaticamente di quinquennio in quinquennio le loro concessioni. Questo ovviamente va a scapito dei cittadini. Noi abbiamo preparato un esposto, l'abbiamo sottoscritto, fatto sottoscrivere da chiunque volesse, e abbiamo raccolto nemmeno in un giorno 200 firme di cittadini, e con queste 200 firme, la prima è la mia, la seconda è del consigliere radicale Riccardo Maggi,
e abbiamo depositato questo ricorso. Adesso l'Europa, la Commissione Europea, in questo è veloce, nel senso, cioè c'ha anche dei termini per lo studio e per l'analisi dei ricorsi che riceve. In questi tempi ci farà sapere cosa ne pensa e se è il caso effettivamente di riaprire una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese. Quindi la nostra battaglia ovviamente non si esaurisce e non viene risolta magari dal municipio che ci apre due scalette, peraltro senza nemmeno le rampe per i disabili, peraltro sul bagnasciuga che quindi è sempre mutevole e quindi si rischia che una volta si deve fare un salto di 2 metri per accedere alla spiaggia, un'altra volta magari sei già nell'acqua e quindi si crea pure il muschietto comodo per scivolarci dentro. Io, ironizzando, al messaggero che mi intervistò qualche giorno fa, dissi che se potevano e se il fondale l'avesse permesso avrebbero potuto direttamente costruire due trampolini direttamente in acqua, così il bagnante pubblico che non vuole pagare va direttamente, si tuffa e poi risale con una scaletta di quelle delle piscine e basta, ha fatto il bagno, gli abbiamo consentito. Gli stessi gestori che si vedono attaccati adesso e vengono a parlarci perché si rendono conto che siamo noi che abbiamo smosso con esposti e ricorsi questa situazione, ci vengono a parlare proprio da proprietari del mare, dicono: ma noi vi facciamo entrare, adesso apriremo anche d'inverno, terremo una persona apposta, la pagheremo apposta, noi vi facciamo entrare, come se loro fossero i proprietari ormai del mare. Io li ho chiamati anche i padroni delle ferriere, no? Ti ricordi che c'era quel film, Il padrone delle ferriere? Ecco, il simbolo che ormai si è creato, ma non è nemmeno la loro responsabilità così diretta, loro ne hanno solo approfittato di una situazione, si è creata la condizione affinché loro da concessionari siano effettivamente dei proprietari delle spiagge e si comportino da padroni, e questa è il gioco di parole. Quindi praticamente un'area, diciamo, di proprietà pubblica che è gestita un po' come una proprietà privata. Abbiamo visto, anche fatto delle foto con delle reti, con degli avvertimenti che l'area è videosorvegliata, neanche fosse insomma una caserma o non so che cosa, però la cosa, diciamo, anche correlata, che mi sembra importante, è che si sono mosse anche l'autorità, anche la magistratura, perché in qualche modo sta facendo delle indagini, insomma si è un po' smossa l'acqua con quella coincidenza di tempi un po' strana, perché questa cosa è rimasta sopita per tanto tempo. Eppure no, è come al solito accade che gli unici a intervenire in determinate situazioni siano i radicali. Nessuno in 25 anni si è mai prodigato nel fare un esposto, un semplicissimo esposto, alla Procura della Repubblica di Roma chiedendo che vengano ripristinati dei varchi che c'erano in precedenza, a partire, e noi l'abbiamo chiamata la breccia di Ostia perché noi riteniamo che aprendo quei due varchi si apra una breccia e poi si ritorni a poter accedere al mare tutti. Ecco, è bastato un esposto dei radicali. Dopo 25 anni che quei varchi sono chiusi, immediatamente il giudice ha chiesto, evidentemente al sindaco, ma nella persona del presidente del municipio Andrea Tassone, ha detto: che volete fare qua? Questi hanno ragione. È una presunzione, perché noi poi lo sappiamo dalla stampa, come tutti i cittadini. Noi sappiamo dalla stampa che il giudice è convocato, guarda caso il giorno dopo il messaggero dava la notizia che c'erano i due varchi da aprire. Entro la stagione balneare, che è alle porte, vedremo se non è un'operazione di facciata, vedremo. Noi staremo là tutte le domeniche, come ormai già da 3 domeniche, anche la prossima, e faremo il più possibile cose radicali, cioè la presenza, la vigilanza e la proposta soprattutto politica, ma anche sociale in questo caso. Grazie. Cose radicali, in chiusura volevo ricordare che insomma mi sembra in linea proprio con diciamo una tendenza, un indirizzo politico nazionale che si era sentito in casa radicale, che era quello del ricorso alle giurisdizioni europee, quindi in qualche modo chiedere all'Europa giustizia, perché l'Italia non riesce a rendere giustizia ai cittadini italiani. Noi non è la prima volta che ci rivolgiamo all'Europa come Radicali Roma, e abbiamo organizzato da poco quel convegno che tu hai anche ripreso e dove hai fatto delle interviste. È l'unica risorsa in questo caso, perché lì c'è qualcosa che funziona, non essendo collusi con quello che accade, evidentemente un po' più super partes, visto che in questo paese ormai non c'è più nessun elemento super partes, forse l'Europa ancora lo è un po' e riesce a agevolare almeno che ci sia quella cosa di stimolare il dibattito su una questione. L'abbiamo fatto con i rifiuti e una nostra inchiesta è finita a corredare tutta la questione di Malagrotta sempre in Europa. Lo rifaremo sui rifiuti, ma continueremo a Ostia, perché già ne stiamo presentando un altro proprio per la faccenda dei disabili,
perché anche là non puoi prevedere l'accesso al mare senza prevedere l'accesso ai disabili, perché sempre. E quindi con Radicali Roma, appuntamento a tutti coloro che ci ascoltano a Ostia domenica prossima, già con una nuova, diciamo, mobilitazione. Si vedranno le insegne, si vedranno le bandiere davanti sempre all'inizio del pontile, anche con Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicali Roma. Grazie a voi, grazie a Libera TV. Ciao.